È un libro che parla di amore, di provvidenza, di dono, di adozione, ma lo fanno in maniera diversa da tanti altri libri che si possono trovare in giro, perché così viene fatto un po' un resoconto, diciamo, a più strati, con un'interpretazione che è sia maschile che femminile. È scritto a quattro mani, per cui c'è questo sguardo femminile di una donna, di una madre, ma c'è un sguardo anche magari più impulsivo, più focoso di un marito, di un uomo, che rende il tutto molto, molto, molto piacevole, la lettura scorrevole e approfondita in molti punti. Così penso che conosciate, o però magari per qualcuno che non vi conosce, insomma, se fate una piccola presentazione di chi siete e della vostra storia un po' così. Ma io sono il marito della mia moglie, poi di solito dice tutto lei, per cui lascio la... Vabbè, cominciate poi di qualcosa anche Va bene, intanto grazie, grazie dell'accoglienza, grazie dell'ospitalità e dell'occasione, perché comunque contarsi non serve, contarsi non serve niente. Siamo Laura e Filippo, sposati da 17 anni più o meno, e veniamo dalla Toscana e stiamo insieme da tantissimo tempo, stiamo 25 anni, praticamente che stiamo insieme, 26 anni che stiamo insieme, troppo. Siamo cresciuti in parrocchia e quindi la nostra formazione è quella cristiana, e la nostra vocazione al matrimonio è cresciuta all'interno di una casa di preghiera domenicana, noi siamo vicini alla spiritualità domenicana, c'è una casa di preghiera delle suore vicino a casa nostra dove siamo cresciuti come formazione personale prima e poi di vocazione al matrimonio poi. E niente, ci è stata regalata questa storia che parla di affidamento alla provvidenza, che parla di adozione e poi di centro, perché poi quando uno si affida a chi dà tutto gratis, poi dopo i regali arrivano in tanti modi, perché poi si ritrova gli amici che a 20 anni non si vedono, che mai avevano pensato di essere comunque in qualche modo compagni di strada, perché a distanza siamo compagni di strada e quindi i regali ci sono arrivati da tanto e il libro poi alla fine è l'ennesimo regalo che la Provvidenza ci ha voluto fare questa nostra scelta di affidarsi a un progetto più grande, a non essere chiusi nell'egoismo e nel voler fare in autonomia, perché quando poi si lascia fare a Dio, Dio fa le cose sempre alla grande. Sì, lei la fa abbastanza facile. In realtà noi siamo due persone No, che vengono da un'istruzione tecnica, anche come formazione culturale, abbiamo entrambi due mestieri, comunque il suo forse un po' meno, perché è un insegnante, io comunque sono un programmatore e lei è un ingegnere. La nostra vita è sempre stata impostata su un approccio pragmatico alle situazioni, alle evidenze, ai problemi, per cui abbiamo sempre pensato di risolvere i problemi secondo quello che era il seguire un protocollo, una serie di attività volte a risolvere, individuare un problema e risolverlo. La nostra vicenda genitoriale racconta tutt'altro, perché noi alla fine siamo arrivati addirittura anche a scrivere un libro immeritatamente di un minimo successo per quanto riguarda perlomeno l'ambiente, partendo da delle premesse assolutamente inadeguate. Avevamo un blog e un editore ci ha detto: questo è un libro, e io no, ma no, è un libro, no, per fargli capire che aveva torto l'abbiamo scritto e l'abbiamo pubblicato. Per cui diciamo che non abbiamo avuto il risultato ottenuto calcolando, applicando l'algoritmo dell'insuccesso, per cui in realtà la cosa e anche il nostro cercare di applicare sempre delle regole per ottenere dei risultati, alla fine è un risultato assolutamente inadeguato al rapporto con la genitorialità e al rapporto con i figli e la famiglia, perché
quando abbiamo progettato la nostra casa, la nostra struttura familiare, c'era il progetto nostro, umano, terreno, di costruirsi una famiglia, avere dei figli, lasciare spazio anche per chi potesse avere bisogno, però dopo che noi avessimo avuto tutto quello che pretendevamo di avere. Nelle altre sfere qualcuno si è fatto una grassa risata, ci ha rivoltato un calzino, e di quello che era il nostro progetto ha fatto esattamente l'opposto, per cui ci ha messo poi in condizione di pensare che essere disponibile all'adozione fosse la strada più corretta, per poi comunque rifilarci un figlio naturale, una figlia naturale, in un momento più inaspettato e in un momento meno, non dico meno desiderato, però è una ricompensa esacerata e famoso centro rispetto a quello che uno si può aspettare facendo i soliti ragionamenti umani. Troppo? No, mi rimando qualche parola? No, anzi, anzi, credo che è molto centrato. Volevo chiederti, nel libro Triunfi? Sì, nel libro parli anche di affido, nel senso che comunque si è partito un po' da quella cosa lì, da questa cosa qua un po' strana, che magari per qualcuno un po' strano, non so. Cioè magari risulta, per quanto sia così insolito, più familiare il concetto di adozione che quello di affido. L'affido per voi è stato comunque sia un ingresso, comunque un canale che ha portato, e in parte avete già risposto, perché comunque sia pensavate già a una famiglia un po' più allargata, però è stato un po' un canale che vi ha portato poi all'adozione. Ci spieghi un po' le differenze tra l'affido e l'adozione, ma anche in termini umani, più che... Io inizio, dico qualcosa, poi ovviamente mi correggerà, certo, cioè, io sbaglio, spero non male. In realtà l'approccio all'affido è stato un approccio non sostitutivo a quello del desiderio di genitorialità, come inteso come quello dei figli propri, non di possesso ma di condizione. Vabbè. Quando ci siamo avvicinati, va bene, all'affido, l'abbiamo fatto in modo soft, iniziando con delle accoglienze temporanee a bambini che venivano o dalla Bielorussia, il famoso caso Chernobyl, o bambini che venivano da situazioni disagiate del Medio Oriente, in ambito di progetti di accoglienza bambini palestinesi o israeliani. Abbiamo fatto sempre accoglienze temporanee di questo tipo, mensili, settimanali, che ci riempivano una casa di colore e di gioia dei periodi che sapevamo benissimo essere periodi estremamente brevi, nei quali non ce ne capavamo a questi bambini in senso materno o paterno, però adattavamo comunque una visione del mondo a bambini che avevano delle visioni totalmente diverse da quelle che noi consideriamo civili, familiari, con una situazione familiare non disastrata, diciamo così, perché questo fosse sano. Però diciamo che rispetto a quello che poteva capitare a qualche bambino in Palestina, qualche situazione poteva essere un modo di vedere come si può vivere bene in una famiglia senza per forza avere un padre padrone o una madre sottomessa o situazioni anche magari in disagio ben peggiore. Da lì siamo passati poi con il tempo all'affido, quello inteso come affido familiare secondo la legislazione italiana, non perché volevamo sostituire o approcciarci all'adozione, sapevamo benissimo che le cose erano completamente distinte e che avevano due percorsi naturalmente diversi, perché uno portava comunque a dare un supporto, affido, a una famiglia, a un bambino che comunque dovevano ricomporsi e quindi non potevi sostituirti, non potevi entrare nel merito della famiglia d'origine, non potevi entrare in concorrenzialità con i genitori, con gli affetti dei genitori, che sarebbe facile con un bambino sottratto a una madre magari dipendente dalle droghe o a un padre alcolizzato, diventare il genitore tra virgolette di preferenza, vinci facile, è estremamente scorretto nei confronti sia del bambino sia della famiglia, che almeno sulla carta devono fare dei percorsi di rieducazione e riabilitazione che portino all'inserimento e alla ricostruzione del loro nucleo familiare. E quindi il nostro era comunque coscientemente un rapporto volto a dare un supporto alla società
non voglio fare il filantropo più cool, però sapevamo benissimo che le persone che sono passate, probabilmente sono passate di casa nostra, non erano figli nostri. Abbiamo sofferto quando sono andati via, come se fosse partito militare in primogenito, però la nostra coscienza era non solo a posto, ma anche ben salda sul fatto che l'adozione è tutt'altro. Resta comunque come concetto la restituzione di una famiglia ad un bambino e non l'inserimento di un bambino in una famiglia perché i due genitori vogliono diventare genitori. Va vista comunque sempre prevalentemente in un'ottica di restituzione di giustizia a chi ha subito un'ingiustizia, non è come l'abbandono. Però da lì hai poi una modifica alla tua struttura familiare, diventi genitore e quei bambini crescono in casa tua come se fossero tre figli e tu hai anche i doveri e i diritti di genitori, quindi ha veramente tutto un altro aspetto. Da un punto di vista diciamo legale, ancora in Italia ci sono da fare dei grossi passi riguardo l'affido, perché se l'adozione è completamente normata, tutelata per quanto riguarda la garanzia che i minori non subiscano dei soprusi, che vengano portati via da famiglie che esistono e vengano dati in adozione a persone che in qualche modo pagano per avere dei bambini, questo è chiaramente escluso dalla legge italiana, anche sulle adozioni internazionali. La legge sull'affido è una legge che in realtà non c'è, perché è affogata parzialmente nella legge sull'adozione. E la nostra in questo momento, diciamo, il nostro orientamento, la nostra battaglia è volta verso cercare di sensibilizzare chi di dovere, una fattispecie in questo momento, i governi, il governo nostro, o comunque le strutture sociali, perché ci si muova in direzione di una legge sull'affido che abbia una distinzione netta rispetto alla legge sull'adozione. Sì, diciamo che nel percorso dell'adozione comunque c'è un desiderio legittimo da parte degli aspiranti genitori di diventare genitori, perché il bisogno del bambino che si incontra con un desiderio di genitorialità, un desiderio di famiglia che parte dagli adulti. Il diritto è del bambino, ma che viene riconosciuto perché c'è il desiderio di un adulto di formare una famiglia. Nell'affidamento io dico che è la finalità perfetto, perché fai il genitore pur essendo cosciente che non sei e non sarai mai genitore di quel figlio che ha il diritto di entrare e poi di essere riaccompagnato nella famiglia d'origine, che in quel momento lì ha una difficoltà, si spera temporanea, e che ha gli aiuti da altre parti per superare alcune difficoltà. E quindi la famiglia affidataria, quando si parla di famiglia affidataria, mai di genitori affidatari, deve sostenere quella momentanea difficoltà e sostenere il fanciullo, che ha diritto a rimanere fanciullo e non di essere il piccolo adulto che deve risolvere i problemi dei genitori in qualche maniera o colpevolizzarsi, perché ancora per la situazione dei genitori invece loro sono le prime per poi accompagnarlo in quella situazione. Quindi è un atto di generosità puro, la differenza sostanziale sta lì. Poi è vero, il giorno in cui partono si schianta il cuore, però vedere che un bambino che vissuto con noi, che rientra in una famiglia perché la situazione si è rinormalizzata, è comunque un momento di gioia, quando poi restano comunque legati, perché poi rimani a fare lo zio, rimani con un legame di affetto, questa è la soddisfazione massima. Non sempre succede, noi delle nostre esperienze d'affido praticamente siamo rimasti legati solo a una, madre, ragazza grande, ha 25 anni, però i nostri figli considerano la loro sorella grande, quando c'è lei la babysitter d'eccellenza, chiaramente loro non vedono l'ora di arrivare, che non si vada via, perché così arrivano a andare, sono felicissimi e straviziati, chiaramente come tutti i fratelli grandi, con qualche soldino in tasca riescono a viziare con i piccini, come sempre succede. Io c'è una cosa che mi ha colpito molto, si trova verso alla fine del libro, vi ho raccontato un po' la quasi la appunto un po' la simbiosi che c'è stato, quasi il parallelismo tra il vostro desiderare di avere un figlio e la praticamente la nascita, così la concezione di Mappi dall'altra parte del mondo.
Non so neanche quasi come spiegarlo a parole, mi viene difficile perché. Ma cosa era il Belli che esce bene? Sì, sì, sì. Se lo ricorda. No, la cosa che voglio dire è descritto con una delicatezza sublime quella cosa lì. E mi ha fatto venire la pelle d'oca a leggere quel passo lì. Un rispetto anche delle differenze, dell'essere genitore. E volevo un po' così, da questo brano qua, piccolo brano qua, che così chiude un po' la parte finale del libro, va verso la fine del libro, e si capisce quanto siete delicati e rispettosi nelle differenze. Allora vi chiedo, ovviamente i figli, tutti i vostri tre figli, avranno delle differenze, cioè nel senso di dire, com'è? Magari le prime due provenendo dallo stesso paese, avranno delle differenze che magari voi non pensavate che avessero, perché comunque immagino io se fossi l'altra parte del mondo a italiano, cioè ti viene a fare delle analogie. Ovviamente il fatto che comunque sono diversi vi ha portato a rispettarli e a porvi con loro in una maniera diversa. Ecco, volevo capire un po' questa cosa qua, nel senso avete fatto fatica a rispettare le loro differenze, che differenze ci sono, la storia dei due bambini che è differente, pesa significativamente poi quando si è adottato il bambino, quindi è inserito nel nucleo familiare. Non so se è chiara la domanda, però sono articolato un po'. Provo a rispondere, vediamo. Non si dice qualcosa, forse nella risposta ce lo dici tu. No, ok. Fondamentalmente che il bambino sia nato naturalmente dalla coppia o che arrivi appunto dall'altra parte del mondo, non siamo noi i signori della vita, non siamo padroni né del figlio che è nato né tantomeno del figlio che è arrivato con un volo intercontinentale. È altro da me, è un'altra persona che ha il suo vissuto, la sua storia, la storia di Maria Pilar, la storia di Samuel, anche se brevissime prima dell'incontro con noi, comunque sono molto diverse e quindi hanno bisogno di tutta l'accoglienza che l'amore dei genitori deve dare. E loro non hanno storie di particolare sofferenza, se così si può dire, perché comunque l'abbandono l'hanno chiaramente vissuto e questo lascia una cicatrice grande, perché che loro devono essere accompagnati nell'elaborata e devono crescere con quelle che dicevano al corso, insomma, quando ci siamo preparati poi all'incontro con i nostri, con quelli che sarebbero diventati i nostri figli, delle verità dicibili. Devono crescere con la loro storia in modo che se la possano raccontare e crescendo sentirsi amati di nuovo da dei nuovi genitori, perché comunque loro in qualche momento quando se ne parla noi siamo gli altri genitori, i nuovi genitori, e ogni tanto Maria specialmente ora comincia a dire ma mi piacerebbe tanto sapere chi erano gli altri genitori. Purtroppo lei non ha speranza di saperlo perché non c'è niente di scritto che ci possa far arrivare a sapere neanche i nomi di chi l'ha generata fisicamente, quindi questo purtroppo penso sia un desiderio che per lei sia impossibile da realizzare, però al di là del nome, accogliere quella mamma, quel babbo che comunque esistono, perché lei è lì perché c'è stato un incontro tra un babbo e una mamma, accogliere loro significa accogliere la loro storia e questo per loro è indispensabile, perché quel senso di colpa, quella sensazione di essere comunque stato scartato, di essere inadatto, cioè il rischio è oggettivo, perché sono qui perché qualcuno non mi ha voluto, no? Sei qui perché qualcuno ti ha voluto talmente bene da accompagnarti in un posto protetto, in modo che poi potessi trovare qualcuno e ti potessi accogliere di nuovo. E quindi se te lo dice la nuova mamma, che ringrazia in qualche maniera e nelle preghiere la sera
si prega per gli altri genitori, perché la vita gliel'ha data posto un altro, noi si è dato una nuova vita, una seconda opportunità che sicuramente se fossero rimasti lì non avrebbero avuto, perché stavano in un orfanotrofio e se non arrivava Laura e Filippo o Piero e Anna o chissà chi altro, loro erano destinati a rimanere là dentro. Quindi accogliere quello e accogliere loro e la loro storia. E c'è una cosa che ho sentito una mattina ascoltando Radio Maria, una cosa mi ha colpito tantissimo, è la faccenda dell'ombelico. Ognuno di noi ha un ombelico e l'ombelico ci dice che siamo creature, perché quell'ombelico ci lega con la mamma che ci ha portato nella pancia, è una cicatrice che nessuno di noi si può togliere. E ogni volta che io mi guardo allo specchio devo fare conti con quella cicatrice che mi lega con chi mi ha dato la possibilità di vivere, che ha avuto il coraggio di non abortire, perché poteva andare in tanti altri modi. Sono qui perché qualcuno comunque mi ha dato la possibilità di esserci. Non sono padrona di me stessa, tantomeno sono padrona dei figli che mi ha dato la grazia di crescere, e accogliere quello vuol dire accogliere tutta la persona e tutta la storia. E allora poi dopo si elabora, si accetta tutto il resto. E questo è per i bambini che hanno subito l'abbandono è indispensabile, perché altrimenti crescere con l'idea di essere in qualche modo da meno, cioè, non è giusto che la vivano, perché anzi sono libere che qualcuno li ha curati nell'attesa che arrivassero dei genitori in grado di accoglierli in una nuova famiglia. In particolare, partendo da un principio abbastanza laico, senza andare a sfondare tanto la religione, ognuno di noi è oggettivamente inequivocabile il fatto che ha dei genitori, e in questi genitori chi li ha conosciuti ci si riconosce. Io sono figlio dei miei, persone integerrime, che sono figli a loro volta dei miei nonni, che riconosco anch'essi come persone integerrime. Io sono orgoglioso di far parte di questa famiglia e i miei genitori mi hanno trasmesso questo valore. Avere dei genitori che vengono bistrattati così male è una ferita che viene fatta anche a me, perché comunque io faccio parte di quella famiglia lì. Cioè, oggettivamente mettersi a denigrare, a giudicare i genitori solo perché i nostri figli da loro in qualche modo sono stati abbandonati è un errore gravissimo, perché in quel modo automaticamente giudichi anche il figlio. Al di là della condizione in cui possono essersi trovate le persone che hanno dovuto ricorrere all'abbandono, parlo di un dover ricorrere, nessuno si alza la mattina e dice oh, dai, quasi quasi oggi fai un cappuccino che abbandona un figlio. Non è una scelta che uno si alza e fa un cuore del genere, no? È una situazione in cui uno ci si trova e volente o dolente affronta in modo drammatico. E di questo dramma bisogna prenderne atto, non si può giudicare la persona che vive un dramma. Si può dire che l'azione è un'azione che in qualche modo va riparata, perché noi ci poniamo anche ci portiamo qui, ma non possiamo ovviamente appiccicare il bollino del giudizio alle persone che poi lo fare cadere automaticamente anche sui nostri figli. E ogni bambino la vive nel modo suo, c'è chi ha conosciuto l'abbandono, c'è chi non l'ha conosciuto. Maria Pilar a 18 mesi, parlando delle differenze che possono aver avuto nel nostro rapporto con noi e noi con loro, con i nostri figli, non ha conosciuto l'abbandono, perché a 18 mesi noi l'abbiamo raccolta, cioè c'è stata una binata che aveva un'età lì, è piccolissima, non ha mai vissuto con la madre, è sempre stata in una struttura, ma non si è mai resa conto finché quando poi per qualche anno ha cominciato a percepire il concetto di adozione, la mia mamma che cosa ha fatto, il mio babbo dove è, poi si è costruita negli schemi suoi. Noi abbiamo sempre dato, come diceva lei prima, delle verità visibili in funzione dell'età. A 3 anni non gli puoi spiegare il dramma di una dipendenza o di chissà che cosa, gli dici la tua mamma ti ha voluto così tanto bene, ma avendo delle difficoltà a darti da mangiare ha dovuto trovare una famiglia perché che ti potesse dare da mangiare, cioè la metti su un piano che è comprensibile, e poi piano piano nel tempo passi le informazioni fino ad arrivare alla maggiore età, quando poi la richiesta uno si può anche trovare, mi dici chi sono i miei genitori, perché io voglio andare a cercarli. Succede, no? Sembra che sia una cosa che capita,
E bene anche che queste decisioni vengano prese ai tempi giusti, con la fermezza anche di dire, ah, 14 anni, no, fermati, non te do questa notizia, non sei in grado di poter affrontare questo. Cioè, comunque sono tuo padre e tua madre, cioè noi siamo tuo padre e tua madre, e decidiamo ancora per te qual è il problema. La tua maggiorità è un momento troppo secco per poter stabilire 17 anni e 364 giorni, no, 17 anni e 365 giorni, sì. Non è come il casco del motorino, una volta i certi amici davano il casco del motorino, non c'è una lingua diversa, però diciamo che bisogna costruire una mentalità tale da fin da quando il bambino è piccolo. Samuele l'ha vissuto in un altro modo, a 3 anni lui era già cosciente di essere un orfanotrofio fino a quando siamo arrivati noi, è stato preparato alla conoscenza di noi due quando siamo arrivati in Perù, ha avuto cognizione del fatto che veniva portato via dal suo ambiente, con i suoi amici, con le tate, dove lui viveva dalla mattina alla sera giocando in una temperatura di 24 gradi continui dalla mattina alla sera, di notte e giorno, tutto l'anno, e venire in Valdagno alla nebbia, al freddo, in una casa da solo con una sorella più grande che gli dava le chiavi di mano. Fate una favore, questa non è una carriera da un punto di vista a breve termine, ora però è chiaro. La condizione familiare è diversa dalla condizione dell'istituto e noi questa cosa la costruiamo, non siamo meglio il tempo, sono relazioni con tutti i direzionamenti. Elisabetta, essendo nata, bisognerebbe chiedere ai nostri figli come hanno pensato di relazionarsi con lei fin da subito. Maria, tutto sommato, aveva 8 anni, ma Maria c'ha anche dato una risposta, perché Maria, mentre lei era il 7° mese, gli toccava la pancia e alle persone che si gioivano con noi della nostra gioia, perché comunque era un bambino che nasce sempre una gioia, indipendentemente dalla differenza di opzione o naturalità, ma lei diceva, qui c'è Elisabetta, anche lei è adottata, e la prima famiglia, per noi sì, accoglie la sua visione e la proietti ancora più avanti, è adottata, poi siete uguali, e c'è cioè, lei a dire, siamo tutti figli uguali, in solito modo. Quindi ogni storia ha la sua, quindi famiglia adottiva c'è diverse, per cui mi sembra di capire che si può parlare della nostra storia, sarebbe bello, che sarebbe quasi più utile che qualcuno venisse di qua e raccontasse la sua di storia. Almeno sarebbe una visione più ampia delle relazioni che avvengono a famiglia. Questo passato qua ne parli molto bene anche quando c'è un altro capitolo che mi ha piaciuto molto, però. Secondo me io l'ho scritto anche lei qualcosa, potresti citare anche qualcosa del suo. Sì. Ma è vero che sì, non l'ho scritto. Ma quando parli del sangue, mi ricordo questa cosa qua, che il padrino di Massimo Massimo Mugnai in macchina con lui, lei lo conosce, fa questa tipo gelare dell'odore, certo. E questa cosa qua, anche questa cosa mi ha colpito, perché così a livello emotivo senti proprio che vengono annullate delle differenze che comunque sia ci sono nella carne, nel sangue, però ne hai già parlato, nel senso che se volete mai ancora vorrei avete ancora qualcosa di questo. Ci siamo accorti di aspettare Elisabetta, io ho avuto un momento di terrore puro, perché al di là della sorpresa, perché ovviamente questa cosa qua l'avevamo accantonata molti anni prima, e ora come glielo spiego agli altri due? Perché il terrore era che loro potessero percepire un qualunque tipo di differenza, non per volontà nostra, ma perché inconsapevolmente avevamo paura di quello che poteva succedere. Infatti a un certo punto Maria ovviamente ha espresso a parole tutte quelle che erano le nostre paure, ma perché lei nella tua pancia e io no? E che gli rispondi? Non lo so, perché è andata così, perché Gesù ha pensato, quindi si è parlato, quindi stava nella pancia di un'altra mamma, Elisabetta è in questa pancia, basta, cioè non ci sono tante altre spiegazioni da dare, perché come non avevamo cercato prima delle adozioni di avere figli con qualsiasi pratica di fecondazione o altro, insomma erano cose che si erano scartate fin da subito, mai ci siamo approcciati a queste cose, tantomeno dopo
e a maggior ragione avendo concluso le due adozioni, essendo ancora comunque nel gruppo delle famiglie affidatarie, ci sentivamo tra virgolette a posto, figuriamoci se si pensava a una gravidanza. E quindi la paura c'era di fare una differenza pur non volendolo assolutamente, ecco. E invece mi sono resa conto che l'arrivo di Elisabetta in qualche maniera ha reso ancora più figli anche gli altri, perché mi sono trovata a essere ancora più protettiva e sulla difensiva nei confronti dei figli adottati rispetto alla bambina che era nata, perché era scontato che era la mia, no? Ma quando qualche insomma signora un po' così, mi raccomando, non fare differenze, ricordati che sono figli anche gli altri, poi certo me lo so, sono miei, nessuno mi deve toccare, nessuno deve dire queste cose. Quindi ecco, poi la vita poi ti porta da sola, ecco, a sentirli tutti figli nello stesso modo, però all'inizio sì, c'è stata questa paura, ecco. Te non vuoi dire niente? Tutto prima io. Visto che così la parte emotiva anche della spesa, del deserto, la vedo più come un cuore di una donna, nel senso che comunque sia, se anche una donna trovare questo peso, magari faccio una domanda un po' scomoda, è stato difficile arrivare all'adozione, non in termini legali, il tempo dell'attesa, Laura, come è stato per te? È stato una sorta di deserto? È stato un... Allora, quando ci siamo messi nel cammino dell'adozione, ci siamo resi conto subito che il fattore tempo è un qualcosa di importante da tenere presente, perché nella gravidanza appunto sono 9 mesi, giorno più giorno meno, sai quanto tempo ti resta, diciamo così, per prepararti a vedere la faccia di tuo figlio. Il percorso dell'adozione, il tempo diventa un'incognita grandissima, non sai quando, non sai quanto tempo, sei vivi nell'attesa di una telefonata. E per tante coppie che abbiamo anche accompagnato poi in questi anni di cui abbiamo offerto un po' la nostra piccola esperienza per altri aspiranti genitori, ci siamo resi conto che il tempo può essere veramente un tempo di grazia o un tempo di condanna, perché se tutto viene vissuto in riferimento a me stesso, perché sono io che voglio al figlio, io che devo avere qualcosa, qualcuno, e diventa tutto in relazione a me, allora sì che il tempo è una condanna, perché se non arriva, sono sempre lì a guardare l'orologio, ma quanto manca, il tempo non passa mai, e allora uno lo vive proprio, diventa una sofferenza. Se invece si ribalta la situazione per cui il tempo è offerto, per cui già ora che non so dov'è mio figlio, e questo è, se non ci si sofferma un attimo, non so dov'è, non so con chi è. Vabbè, poi c'era la mia nonna e tutte le due volte che la vedevo diceva chissà se avrà mangiato, chissà se avrà freddo, e allora sì che mi prendeva veramente l'angoscia, perché chissà dove sarà, sarà già nato, non sarà nato, chi sto aspettando. Allora uno offre, allora diventa un tempo di grazia, cominci a pregare per tuo figlio quando ancora non sai dov'è, non sai con chi è, e sei costretto a fidarti, perché noi dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno accudito i nostri figli prima che arrivassimo noi, perché qualcuno gli è dato da mangiare e avevano mangiato, lo posso garantire, che erano tutti due belli, non hanno ancora smesso, belli cicciotti, qualcuno gli ha cambiato il pannolino, qualcuno gli ha coperti, qualcuno li ha lavati, quindi ci sono tantissime persone che noi non conosciamo neanche, che dobbiamo ringraziare in qualche maniera e benedire, perché ci hanno permesso di incontrare dei figli sani, dei figli puliti, dei figli accuditi, e questo chiaramente ci ha aiutato ad andare incontro con loro. Allora, in quest'ottima il tempo diventa una grazia, se no è un tempo che diventa solo fatica. Io ho dei vaghissimi ricordi sulle attese, perché l'ho passata così tanto male
veramente ho cercato di rimuoversi, soprattutto perché quando poi è arrivato il momento della violenza del parto, penso che l'adozione funzioni in maniera inversa rispetto alla gravidanza naturale al parto, perché la donna una volta che partorisce si dimentica il dolore e allora è pronta in breve tempo, insomma con quello che sono i tempi della natura, a pensare anche di avere una praticamente. Cosa che secondo me un uomo battisse quel dolore lì non lo farebbe mai più e mai poi per la sua storia e la sua esistenza. Però ecco, di fronte all'adozione forse io penso di essere quello che si è dimenticato tutto il pregresso fino al momento della... e da lì in poi è stato tutto il dono. Io non penso di poter parlare molto bene di quello che ho aspettato. Sì, chiaro, il discorso della preghiera, di cercare di passare nella maniera più serena possibile il momento, anche con l'aiuto degli enti che ti aiutano in certi momenti, perché se vai con l'adozione nazionale non hai un tempo misurabile, perché nel momento in cui sei con il decreto dell'adozione sei nelle liste, sei in un limbo, per cui il giorno che ti chiamano sei in adozione già partita, no? E invece su quella internazionale inizia il deposito della documentazione all'ente, poi la trasmissione per l'estero, poi arriva il decreto dell'estero, poi ci cioè, sono dei tempi che vengono scanditi, anche lì in maniera assolutamente ignota, perché deve essere un orologio rotto da qualche parte, questi uffici che tanto scatta e fa partire un evento e allora parte un documento, però è quel momento lì si viene un esercizio di cui il tempo proprio dilatatissimo che passa e che ogni tanto ti dice oh sei qui e ti ricorda che stai aspettando. Insomma, diciamo che non è proprio il massimo dei periodi, però lo sono un po' dimenticato perché ho presentato nella gioia della mia ero anche delle differenze su lui aveva sempre sostenuto che la fatica di fuori per l'adozione è una cosa che si può fare una volta sola nella vita. Lui che non ha fatto neanche una fila in nessuno degli uffici dove si deve andare, va bene? Però era talmente stanco e provato dalla faccenda burocratica mai più, si fa una volta e basta. Come siete arrivati? Alle 8, la sera alle 8 ci hanno telefonato per dirci che appunto eravamo stati abbinati a Maria Pilar, alla mezzanotte stavamo andando a letto, la prima cosa che gli dice ma ora si riparte, si rifanno i fogli perché una sola ma io ricordo non è di quello che aveva detto che si faceva una volta sola ma di più no, quindi non avevamo neanche ancora visto Maria che già lui stava pensando alla prossima pratica, alla prossima adozione. Quindi ci sono già dimenticato di tutto, io sono sconvolta. Anche perché stavamo pensando che arrivasse un abbinamento con un bambino, anzi una coppia di fratelli, intorno ai 6-7 anni, e ovviamente la telefonata della bambina di 18 mesi ci ha sconvolto completamente. E io la prima cosa che ho pensato è stato ma io non la posso avere una bambina di 18 mesi, non so cambiare i pannolini, quindi devono cambiare l'abbinamento, questo ho pensato. Già avevo la PlayStation, già avevo il motorino, sì, per 18 mesi che femmina, ma non c'è un lavoro molto. Eravamo già proiettati, anzi facciamo inserirlo nelle scuole elementari e ci hanno stravolto completamente la faccenda, così signore nel senso dell'omonismo non so cambiare le azioni quando vengo non l'hai mai fatto. Penso che la differenza principale nella visione dell'occhio che si pone sia questa qua, nel senso di che poi ne parlate anche nel libro rurale, quando dite che c'era in fila una signora che aveva vestito e tutto, che le pretendeva quel figlio lì, perché era più il suo senso di dover pagare un bisogno di avere un figlio come lo aveva chiesto lei. Invece questa cosa qua,
che voi ribaltate completamente un po' per l'umanità che avete, un po' per la formazione probabilmente che è la preghiera, tutto quello che ha strutturato la vostra famiglia, nell'ottica del dono imponete una parte inversa. Cioè magari fate tutti la stessa pratica, la stessa fila, allo sportello, la stessa, gli stessi timbri, però c'è una differenza di visione proprio anche antropologica e umana che secondo me è imparagonabile. E cioè, sono un po' che qua, però nel libro queste cose qua emerge proprio, cioè, penso chi l'ha letto che qua possa confermare bene questa cosa. Quello è l'apice di un ragionamento e di un percorso che abbiamo poi messo nero su bianco alla fine. Noi all'inizio non è che si fosse nati imparati, perché noi all'inizio, come dicevo prima, il nostro piccolo progetto di piccola famiglia felice era ci facciamo i nostri due figli e poi lasciamo un po' di spazio anche per i bambini che hanno bisogno, perché poi magari ne adottiamo uno, bravissimo, però che più facciamo tutti comodi nostri. Se era fatto lo stesso pensiero, ti aspetto un attimo. Prima e poi. E poi invece, poi anche i nostri ci pensavamo più e il calzino rovesciato è sempre un calzino. Da questo punto di vista, c'è una traduzione come quella ragazza che mi ha citato per il libro, me la ricordo ancora benissimo, che sarà fatta in quel letto dove essere questo bambino. E ovviamente mi ha detto, guardi, non funziona proprio così. Insomma, per fortuna ha trovato persone anche competenti e che l'hanno saputo un attimino ridimensionare, però per arrivare a quel quadretto, allora il bambino deve essere altro biondo ricciolino sano, ovviamente, perché di malattia non si può parlare e così via, e da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista psicologico dell'approccio, non è molto diverso che andare a fare una qualunque pratica di fondazione extracorporea, che poi alla fine scelgo gli aventi e compagnia bella. Certo, ci sono dei gradi di gravità, il confessore è ben diverso, però voglio dire, comunque sia l'approccio psicologico non cambia un granché, perché comunque mi voglio costruire il figlio sulla base di quello che è la mia aspettativa. Quindi questo non funziona, perché alla fine è la risposta a un capriccio. Perché allora è come andare al supermercato e cercare esattamente quell'oggetto lì, esattamente come vorrei, ma diventa un oggetto appunto, non una persona. Anche perché ci sono delle situazioni, l'adozione non è impresentabile in nessuno. Qualunque adozione ha un suo percorso, una sua storia, una sua vita, una sua configurazione. Quando decidi di accogliere un bambino come è, ti puoi trovare a delle situazioni che, se sei aperto alla tendenza, ti fanno fare anche le scelte giuste. Perché se quando accolgo un bambino e mi adeguo alla sua condizione il più possibile, chiaramente anche lì c'è una via di mezzo, perché si può anche che puoi accogliere, e chiaramente qualcosa è demandato alla libera scelta della coppia, della disponibilità. Sai che perché uno dice voglio adottare, propongono sei fratelli tutti insieme, senza dare la possibilità di un minimo di discernimento alla coppia che rende disponibile l'adozione. Oppure anche il discorso indicativamente dell'età, che lì ha fatto anche un ragionamento più ampio, ma comunque è una possibilità che viene in passato molto di più, adesso viene data molto meno, si parla di fasce d'età prescolare o meno, non si parla più dell'età del bambino massima a cui lo posso accogliere, ti dà la possibilità, ti impone avere già delle caratteristiche per cui sai benissimo che la coppia potrebbe avere difficoltà a uscire da quelle condizioni. Ma se sei in una condizione di disponibilità ad accogliere il bambino come è, un esempio che ho davanti agli occhi, nel momento in cui scopri che quel bambino che vai ad accogliere è un fratello di qualcuno, non ti puoi esimere da prendere anche il fratello o la sorella del bambino, perché è parte di quel bambino, cioè, o lo accogli in tutto e per tutto, o se non lo fronchi, e se lo fronchi fai un grande modo, e quindi ti trovi di fronte a una situazione dove l'apertura ti dà la possibilità, caldo, in un momento
difficile anche della vita, di decidere per il meglio di tutta una di tutto un bambino e di tutto il suo intorno. Non so se mi sono spiegato. Se non sei aperto, tutto è chiaro, dire voglio uno, voglio dire, ma c'è anche. No, ma sai. Poi è un dramma. La legge 4 per mettere in beata, però è grosso. Quando sono la legge. La legge 183 e tu ne parli comunque in una maniera, cioè io da quello che ho capito, quel poco mi sono tornato, è comunque una legge buona, nel senso di scritta probabilmente un periodo anche fertile della legislazione italiana, sono nate tante leggi secondo me sane, è venuto dopo. Nel senso che tu ne parli bene, insomma ne parlate bene, è una legge fatta bene perché mette il bambino al centro e questo emerge proprio dal libro. Quali sono allora, chiedo a te Filippo, che hai fatto anche qualche versione alla Camera o comunque sei stato contattato anche, sei andato alla Camera, insomma. Ma l'altro come senato? Sì, cos'è che vedi, che pericolo vedi nella legislazione italiana, ma anche diciamo occidentale, in questa, parliamo di quella italiana che è più facile vederlo, senza. Il problema è uno solo, l'inversione della logica del diritto. La legge italiana è una legge perfettibile perché qualunque legge, qualunque cosa si parli nel tempo, può subire e deve subire delle modifiche del regolamento per quello che sono le condizioni che la società si trova a affrontare nei cambiamenti che nel tempo avvengono. E quindi nessuno può parlare di una legge perfetta in nessun caso mai. Questa legge nasce come una buona legge perché come concetto, e dal titolo stesso si capisce, la legge ristabilisce il diritto del minore alla famiglia. Se parte da questo presupposto e metti il bambino al centro come soggetto di diritto e non come oggetto diritto di qualcun altro, non puoi sbagliare, perché hai la carta dei diritti di fanciullo, hai la carta dei diritti dell'uomo, hai tutte queste sovrastrutture ultranazionali, internazionali, che in qualche modo guidano tutti i tribunali internazionali, europei, per quello riguarda i diritti del bambino, che è una persona in tutto e per tutto, fin da quando diciamo si mette in piedi in terra, partendo dal punto di vista del diritto. Di diritto civile, non puoi sbagliare perché ti poni al di sotto, va bene, di quello che è anche la legge naturale. Sai che un bambino, se nasce in certe condizioni, se un bambino diventa orfano, perde una cosa molto semplice che sono i genitori, che sono un maschio e una femmina, e nel momento in cui gli ripristini la condizione di diritto perduto, di naturalità perduta, in virtù del diritto suo, gli rendi un padre o una madre. Neanche i single, perché la legge italiana di adozione permette ai single di adottare, permette ai single di. C'è i casi speciali, perché è chiaro che va sempre, si guarda una situazione che di per sé è borderline, cioè lavori sempre già su un precipizio, insomma. E cadere un attimo, hai bisogno di qualunque possibilità di dare comunque il meglio a un bambino, anche se in casi particolarissimi può essere un solo genitore. Ma la legge. Quello lo prevede come eccezione, come una cosa da valutare molto approfonditamente. Sembra d'ufficio, anche se si parla sempre di tribunale dei minori, ma d'ufficio l'adozione prevede un padre o una madre. E quello gli deve dire. Il problema è che nel momento in cui, come oggi, si sta facendo tutto un ragionamento che lega desiderio a diritto e butta via completamente il concetto di dovere da parte dei cittadini, perché anche lì grosso problema dell'esserci dimenticati quali sono i doveri del cittadino in quanto tale e in quanto membro della società, ma nel momento peggiore ancora in cui associ il diritto al desiderio, perdi il soggetto del diritto che da bambino diventa il desiderante, cioè il genitore, e appunto siccome chi desidera ha diritto a vedersi soddisfare il desiderio, se io voglio un bambino me lo devi dare.
in qualunque forma io mi configuri di fronte alla società, single, coppia di donne, tre frate e una suora, un pullman, un mucca, un asino, cioè qualunque configurazione io abbia, se ho la capacità di esprimere un desiderio e lo Stato lo trasforma in un diritto, allora a quel punto mi deve essere soddisfatto. È qui che c'è il problema dell'inversione della logica della legge, e qui si va a stravolgere il concetto e quindi a quel punto a penalizzare i bambini, perché diventano merci da scambiare, come io ho diritto ad avere il reddito di cittadinanza, ma devi dare, insomma, io ho diritto di assentire un genitore, anche se sono singolo, allora mi devi dare il permesso di diventare padre o madre, anche se il bambino avrebbe tutt'altri diritti. E quindi qui il problema esiste in questa legge, non in questa legge, che esiste nella struttura della società, che in questo momento vediamo. I problemi della legge di per sé possono arrivare oggi a essere problemi di iter della legge. Tutto quello che è previsto in questa legge è previsto affinché ci siano delle garanzie a tutela del minore e non solo a controllo, ma allo stesso tempo, oltre al controllo, c'è la garanzia dei genitori, perché se urbi e orbi chiunque chiede viene dato, poi qualcuno può aver chiesto la cosa sbagliata. Non perché le persone debbano essere in qualche modo tutte considerate degli incapaci di intendere e di volere, ma proprio perché l'adozione è un ambiente molto delicato, probabilmente per ignoranza, per malinformazione, anche per tentativi di disinformazione a livello diffuso, si può indurre a credere alle persone che l'adozione sia un metodo favorabile per rendere giustizia, e non un metodo per rendere giustizia a chi ha subito un torto per cause naturali o per cause di dolo da parte di altri, rendere una famiglia, un bambino in modo corretto. Allora, in questo modo che succede? La legge garantisce anche gli errori da parte delle coppie che controllano facevoleria o con intenzioni per sbagliare, si avvicinano a questo strumento giuridico, che poi alla fine fa creare dei vincoli indissolubili, perché quando quello diventa tuo figlio, se io lo vuoi adottare in Perù perché sono innamorato di Machu Picchu, ma non ho capito niente di quello che è l'adozione, e con facevoleria io riesco a raggiungere l'adozione, ma dopo sei mesi mi rendo conto che un bambino non è un cane, e se mi dico di stare zitto a cuccio non ci sta, e rifiuto una cosa del genere, lo riabbandono, io ho creato un legame con quel bambino che l'ha reso italiano e che dovete riabbandonare in un istituto italiano. Cioè, non è che quello fu una casa sua in Perù, cioè io ho smontato l'universo mondo per poi buttarlo all'aria, e questo deve essere impedito, per cui la legge in qualche modo si crea dei vincoli, dei paletti, è per tutelare un po' tutti. Quindi se c'è da migliorarla, sì, guardiamo gli iter, guardiamo un attimo se i tempi sono congrui, se gli esami a cui vengono sottoposte le persone sono esami che hanno un senso. Abbiamo avuto notizie, va bene, di assistenti sociali che si sono permesse di fare le carte astrali alle coppie. Ottimo. Questa è una notizia che noi abbiamo, riferita da una coppia che in faccia ci hanno detto. Ci hanno fatto la carta astrale per capire, secondo il segno zodiacale, quale potesse essere la configurazione più adatta di paese. Come? Anche il paese magari. No, era per stabilire la compatibilità della coppia. Ok? La coppia, quindi, siccome per fortuna la carta astrale ha decretato che la coppia era compatibile, quindi la signora, l'assistente sociale, ha mandato avanti, ha dato il suo visto in quella cosa. Ma questa cosa gente sconvolta, ovviamente, perché insomma. Ma qualunque servizio sociale per qualunque cosa, non per l'adozione, facesse una carta strana, carta strana per il reddito, dici la carta strana. La carta strana per l'assegno familiare o qualunque cosa, siamo un po' in testa. Un po', per cui diciamo che il mondo è molto, molto variegato, noi troviamo di tutto, e quindi come si fa a dire. Comunque si parla tanto dei tempi che occorrono per l'adozione, sono tempi tanti che servono, se non si va oltre un certo tempo, come dice lui, ci sono dei paletti che comunque tu devi un attimino cercare di elaborare dentro il discorso, ma non si parla mai
di tante copie che poi rifiutano il bambino adottato, quello che sono tantissimi. Il 3%. Perché quando tu parli di adozione senti la gente dire, ma come mai 2 anni, 2 anni e mezzo con tutti i bambini che ci sono? Sì, però l'analisi viene fatta anche in funzione del fatto che tantissime coppie che adottano poi si rifiutano di tenere questo bambino, che come dicevo tolto dalle sue radici, Zara, viene poi messo in un istituto. No, quello che mi sconvolge dello stato attuale, un po' anche parlando insomma di altri modi, diciamo così, di accedere alla genitorialità. Giustamente, come si diceva prima, il legame con le origini è fondamentale. Tutti i medi, quando vai a cominci la pratica, giustamente fanno interi incontri, corsi per aiutare la coppia a elaborare il fatto che comunque la storia, le origini, il legame con i genitori naturali deve essere per quanto possibile mantenuto, perché è dare una risposta per bambino su chi è, quindi su tutto quello che abbiamo di storia precedente dei nostri figli l'abbiamo tenuto come tutti i genitori adottivi, e poi piano piano verrà fuori. Mentre chi nasce da un terreno affitto, chi nasce da un'inseminazione e così via, si deve tagliare con il chi ha dato insieme, chi ha portato. Quando c'è una donazione di capelli si tende a tutelare la privacy del bambino. Però in questo modo allora, quindi per il bambino adottato il suo bene è conoscere per quanto possibile la storia, le origini, la provenienza e la famiglia naturale. Per l'altro, che è nato in un altro tipo di situazione, non si deve tagliare tutto. Allora, qual è il bene? Sono creature tutte e due. Qual è il bene vero? Quindi, da una parte, allora, forse dall'altra parte si tende davvero solo a soddisfare il diritto dell'adulto e a creare un danno al bambino. E ora si cominciano a vedere i frutti negativi di questa cosa, perché se ne parlava insomma, anche oggi. I ragazzi che oramai cominciano ad essere grandicelli, nati da tutto questo tipo di pratiche, cominciano a dimostrare dei disagi forti, perché non sanno chi sono, perché non sanno chi è che l'ha generato. E questo stiamo crescendo probabilmente generazioni di ragazzi e poi uomini senza origini, che avranno sicuramente un disagio, che poi lo esprimeranno in qualche modo, perché se sto male per qualcosa prima o poi lo tirerò fuori. E o implodo nel dolore o esplodo in qualcosa, cioè che sia violenza o che sia un altro tipo di sofferenza, però in qualche maniera poi esplodo nel senso o che faccia male a me stesso, che faccia male a qualcuno non intorno, in qualunque modo, non necessariamente violenza fisica, però in qualche maniera genera una sofferenza, perché l'ho vissuta e in qualche maniera poi la devo esprimere, e non sempre, se non ho avuto neanche un'educazione, magari in un certo modo riuscirò a esprimere in maniera costruttiva, anzi di solito sono sempre spirali al ribasso. Matteo, no, lui è uno dei formatori delle coppie formatrici del gruppo, un po' che abbiamo parlato con Cristina a casa, abbiamo parlato un attimo, gli ho detto di questo bambino, sì. Bello, questo buon attimo, giusto? No, però sentendovi parlare, il tema di quest'anno è il tema della fecondità, e sentendovi parlare, e vi dico la verità che ho già dato un'occhiata al libro, perché l'ha passato Vincenzo, cioè è proprio un trattato di fecondità. No, ve lo dico. Era un blog, era un misero blog. E vi dico che, cioè, vi dico anche grazie, perché comunque chi non ha vissuto l'esperienza dell'adozione, io ho 3 bambini naturali. E a volte diamo un po' per scontato. Certe cose le diamo un po' per scontato, e corriamo anche il rischio
di sentire questi figli troppo da questi. A un certo punto pagavate anche dal possesso, no? Sì, cioè, certo. Davvero, cioè quando ti devi staccarti dal possesso, no? Quindi davvero riconoscere tuo figlio come non qualcosa di tuo, ma qualcosa che insomma, ti è stato dato per comunque crescere, lo mettere nel mondo e via, insomma, no? Passa da te a un certo punto. E avere figli naturali a volte si dà questa cosa qua, sì, si fa fatica a concepire. Quindi grazie davvero anche perché testimonianza, no, aiuta a vedere i tuoi figli in modo diverso. Noi la nostra storia ci ha in qualche maniera costretto a fare questa riflessione, perché probabilmente avessimo avuto un'altra storia forse non ci avremmo mai riferito in questo modo, però in tempi non sospetti la suora ci ha accompagnato poi al matrimonio. E chissà perché forse è rimasta appresa questa frase, evidentemente ci aveva un motivo, i figli, sono parlato appunto della comunità, del matrimonio, dei figli, poi sarebbero nati, cioè, i figli sono tutti in affido, ce li affida Dio, perché noi li possiamo crescere ma sono suoi, e quindi è tutto lì, quindi che arrivino dall'adozione, che nascano, che siano in affidamento giudiziale, sono tutti in affido, non è niente nostro, non siamo noi i signori della vita, e quindi noi ci dà la grazia di poterli accompagnare, di poter stabilire chiaramente un legame d'amore grandissimo con loro, perché poi vederli, cioè stasera non ci sono già un'arca, no? Che li vedrò domattina, insomma non è che chissà quanto tempo, però è tutto lì, quindi vederli come affidati e quindi a questo punto c'è una responsabilità grande per farli di metterli nella strada della loro vocazione, però mi affido. Cioè, c'è sempre un legame, un pezzettino di separazione ci deve rimanere, il cordone umbilicale va tagliato. Questi sono dati specialisti in Italia. Non è a caso che dopo il parto fanno tagliare il cordone umbilicale. È forse un'usanza, forse una cosa umana, ma è comunque significativo il legame tra madre e figlio, in qualche modo il padre non deve essere al momento giusto, chiaro. Dopo il quadro vi racconto il quadro. Comunque, c'è la bellissima immagine che vede i nostri figli come si freccia al nostro arco, per i quali tu devi prendere meglio la mira che puoi, tirare il più possibile la corda, ma nel momento in cui scocchi, il percorso della freccia non lo decidi tutto. Per cui te devi fare tutto quello che è propedeutico affinché la freccia vada nel centro, ma non puoi in alcun modo modificare il tragitto quando primera. Colpo di vento, la vibrazione, un terremoto, cascare il bersaglio. Non è più il compito dei genitori. Come dei genitori è nella fase iniziale della vita, dovete dare la miglior protezione possibile, ma fuori la freccia fa la sua strada. Questo è per i nostri figli. E non puoi pretendere di dargli il filo legato alla freccia. Come tendi il filo di sto filo della freccia, non è più libera di fare la nostra. Non è mia, sta attento. Non mi ricordo di chi era. Ma non lo so, sinceramente sono grandi io come una per cui non lo so dire, però non è mia. Vabbè. Non avrei altre. Cioè. No, poi ora la CV, ci ha interrogato tutta la sera, tutta la cosa di sette insieme. Cioè, le palettine, le CV, grazie. No, grazie a voi che avete fatto la strada. La strada, noi siamo venuti a conoscere, riconoscere, rincontrare, ritrovare solo degli amici. Per cui, diciamo, che non ti conoscevo. Mi spiace un po' perché sono stato io, siccome sarà una cosa, mi spiace tutto da me ci vuole, sarà, poi la fa un casino.